Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, finalmente, dopo che la volta scorsa, dopo aver seguito i vostri consigli, sono riuscita addirittura a ritornare alla stazione di polizia a recuperare diverse, o perlomeno un paio di modifiche per due delle mie fantastiche armi. Questo soltanto grazie a voi ragazzi, ripeto e ripeto e ripeto, grazie a voi ragazzi. Diversi di voi mi hanno detto, io avrei preso assolutamente tutto. Io questo ve l'avevo detto, ragazzi, non vi aspettate che io raccolgo tutto quello che c'è qua intorno, perché vabbè. Quindi, non c'è più tempo da perdere, è finalmente arrivato il momento di recuperare, oddio, recuperare sembra come se stessi parlando di un oggetto, di salvare Ada. Per cui vediamo un attimino che cos'è che mi posso portare con me. È rimasto soltanto un proiettile per fucile, accipicchia, non è che me ne posso creare qualcun altro? No, non c'ho polvere da sparo particolare. Abbiamo un paio di polveri da sparo, io direi di utilizzarle per crearci ancora più proiettili, perché a me sta cosa mi sta puzzando tantissimo, ragazzi. Secondo me succederà qualcosa di brutto a breve, per cui non so se posso combinare, ok, questi due oggetti. Dopodiché abbiamo una pianta blu, uno spray medico, una pianta verde. Non so se portare ancora con me questa pianta blu. Io direi di depositarla un attimino. Non so, ragazzi, forse magari tre slot vuoti possono bastare. Per cui direi di lasciare le cose così come stanno. Aspettate che riorganizzo un pochettino l'inventario, che vederlo disordinato mi dà proprio fastidio. Ci siamo, ragazzi, è arrivato il momento finalmente di oltrepassare questa soglia, che tra l'altro c'è scritto pure a caratteri cubitali: attenzione, rimanetene fuori, state lontani. Ma siccome noi siamo dei trasgri assoluti, andiamo, Leo. Direi finalmente, ecco, ma appena autosalvato la partita, di sicuro la cosa non è assolutamente positiva. Ok, c'è una pianta blu. C'è un silenzio assoluto. Lì c'è una pianta verde. Oh my god. Ragazzi, se doveste sentire una voce in sottofondo, è Rodrigo che sta parlando al telefono. Non vi spaventate, non ci sono, Allora, qua c'è una porta. Fermi tutti, posso aprirla? No, guarda caso, è chiusa. Qua c'è lo smaltimento rifiuti. Qua si può entrare appunto allo smaltimento rifiuti. E qua ci sarà la stanza del generatore. Fatto sta che Ada è qua in basso da qualche parte, se non erro, vero? Qua c'è una pianta verde, io non so se prenderla, ragazzi. Magari sì, dai, voi mi avete detto comunque che le piante si possono combinare per renderne maggiore l'effetto, per cui perfetto, ok, dai, almeno le ho raggruppate. Da ba 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 ba, qua c'è una leva, la posso tirare? Ma di sicuro non funzionerà. Cazzo. Devo, ecco, attivare la corrente. Perfetto, Leo, hai proprio espresso quello che avevo pensato, che non ho avuto il coraggio di dire. Per cui a me sta situazione non mi piace, ragazzi, non mi piace per niente. Per fortuna ero riuscita a trovare pure questo combustibile, ragazzi. Adesso questa deve essere aperta per forza. Ehi, yuhu, c'è nessuno là? Benissimo, siamo nella famosa stanza del generatore. E il nostro attuale obiettivo è proprio quello di attivare la corrente, per cui non deve essere così complicato, vero? Qua c'è un pannello. Ah, ok, immagino che dovremo attivarli in modo che siano entrambe le lancette nella zona rossa, suppongo, no? Ok, ah, ecco, perfetto. Oh, oh, missione compiuta. Yuppidu. Non so se prendere pure sta pianta rossa, sinceramente, visto che ci sto e sembra non esserci nient'altro qua. Va bene, ragazzi, dai, la prendo, anche se magari avrei potuto evitare, però... Ah! Ma che Cristo.
Che cavolo? Oh, porca vacca. Oh, porca vacca. Oh, ma che è? Ah, ma che è? Oh, ma che cazzo è? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Di chi è quella mano gigante? Di chi è quella mano gigante? Aiuto! Non so se gli devo sparare oppure no. Non lo so che devo fare. Oh! Oh merda! Porca vacca, sta andando a fuoco! Oh no! Tu, ancora tu! Oh, 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 porca pazza miseria, aia. La concia è tua ermana, io me ne vado. Io me ne vado, perché non so se sparargli è servito a qualcosa, ragazzi, sinceramente, eh. E cavolo, è ancora vivo, sì, accidenti. Dove caspita devo andare? Vabbè, seguiamo la strada. Oh, mi stai seguendo, aiuto. Oh, merda. Oh, merda, oh, merda, oh, merda, oh, merda, oh, merda. Muovite. Leo, direi che non è il caso di temporeggiare. Aiuto, che cavolo devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Aiuto, aiuto. Oh, 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 merda. Oh, merda. Oh, merda, raga, non so che cosa fare. Non ho la minima idea. Porca miseria. Se io ripremessi questo bottone si può fare. Ci sono dei colpi, ci sono dei colpi. Oh, mio Dio, oh, mio Dio. Oh, mio Dio, aiuto, aiuto. Minchia, ma preme il bottone, è servito a qualcosa. Oh! Ok. Ok. Non era così che doveva andare questa. Che meraviglia. Oh mio Dio, ragazzi, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa devo fare? Quando usi la gru non cadere nella tua stessa trappola. Ah, ok, questo dovrebbe essere il suggerimento, giustamente. Cioè il tipo, se premi il bottone puoi non ti far spiaccicare. Oh, merda. Vabbè, allora, quindi dovremmo usare questa cosa, ragazzi, questo montacarichi, diciamo così, per far sì che poi colpisca lui. Cioè, almeno così mi sembra di aver capito, insomma, no? Oh! Ma vabbè, ma scusa, ma... Oh, non sto a capire niente. Che cavolo? Mi fai premere il bottone? Accidenti. Ok, veniamo di qua, attiriamolo di qua, ragazzi, e... Oh mio Dio! Ma ci dovrebbe essere un modo per evitarlo, no? Che cavolo! Vabbè, un'altra volta. Sì, ma scusa, cioè, non c'è un modo per schivare accidenti? Non so pratica queste cose, sapete. Ok, allora, devo fare attenzione, solo che non è facile. Ok. Ok, la gru può essere attivata, credo. Il punto è che lo stronzo di sicuro mi colpirà. Ok. Fare attenzione, fare assoluta attenzione, perché presto tornerà. Presto tornerà. Presto tornerà, sta tornando, sta tornando, sta tornando. Ma come faccio? Come faccio ad evitarla? Evidentemente sto sbagliando qualche modalità, ragazzi, per cui o devo sparare pure a lui, probabilmente. Magari. Ah, eccolo là, vedete, ragazzi, che succede? Si piega su se stesso. Il punto è che forse avrei dovuto aspettare. Probabilmente sì, avrei dovuto aspettare. Ok. Sì, sì. Sei sì. Fottuto. Ecco, cavolo, questo mo si rialza fra un po', eh. Ok, cerchiamo di stare fuori dalla portata di quel cavolo di container. Strano che non si sia ancora rialzato, infatti. Eccolo là! Ammazza, ma tagliati le unghie ogni tanto. No, oddio, ragazzi, è bruttissimo. Ma quanto fa schifo! Pensavo che bastasse tutto questo. Più arrabbiato di prima! E vorrei pure vederlo. Aia la concia di tua ermana! Ma perché non te ne vai a cagare? Eh? Eccolo là, si è accasciato, si è accasciato. Leo, però pure tu datte una mossa, accidenti. Oddio, speriamo che basti. Oddio, speriamo che non si rialzi. Ti prego, aspetta un attimo,
Aspetta un secondo, giusto un secondo. Eccolo che arriva. Che schifo che fa, madonna ragazzi, è orribile. Ciao, era ora, accidenti. Se non ti schiaccia sto coso, non so più come ammazzarti, Pio mio, Spero che questo sia l'ultimo. Non credo che sarà così, però fa niente, no? Speriamo piuttosto che sia morto. Ecco, tutto qua. Ok, un coltello da combattimento e che altro? Una granata stordente. Direi che possiamo combinarle tranquillamente. A posto, la nostra salute non è che sta messa proprio bene, però direi di aspettare ad usare qualsiasi altro oggetto. Allora, purificazione acque. Ah, qua ci sono pure dei proiettili, giustamente, che mi stavo per perdere. Perfetto, raccogliamoli. Ok. Qua possiamo procedere, ecco quanto sono stupida. Meraviglioso. Ok, porta la pistola, lei che mi sta a far venire proprio una depressione con sto braccio appeso. Oh, finalmente. Dove siamo? Ah, siamo tornati di qua. Perfetto, meraviglioso, fantastico. Adesso sì che possiamo aprire le porte. Forza. Ada! Oh, finalmente. Ada, dove sei? Ma ehi, si era qui. Di qua! Ma è di qua dove? Dove sei? Ah, ok, è qua, vabbè. Mi ha quasi fatto preoccupare. Non riesco a toglierlo. Non so se dovrei. Fallo, non posso camminare così. Ma non potrei camminare in nessun okay. modo. Farà male. Oddio, non voglio vedere. Aspetta. Minchia, pure. Faccio da sola. Sta tranquilla, ok? Attrezzato col disinfettante e tutto il resto. Ti piace mette mano, Leo? Che facciamo ora? Vattene da qui. Finché sei in tempo. Non ti lascio qui da sola. Non così. Bravo, Leo, bravo. Tu non capisci. È peggio di quanto pensassi. Non ti libererai di me. Mi hai salvato. Ora è il mio turno. Certo, deve ricambiare favore, scusa, ne tenessi il conto. Oh. E vabbè, dai, ma manco c'è, soltanto uno stronzo potrebbe lasciarla lì, ma non che veramente. Non allargarti. Dai, ci stavo a provare. Ci ha provato, ma. Ma vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio, sotto di noi. Ne parlava Annette. I campioni del virus sono lì. Te la senti? Certo. Non credo di avere altri impegni. Per adesso direi proprio avanti. Di no. Avanti. C'è del lavoro da fare. Piuttosto che stare qui a scaccolarmi. Ok, scusate ragazzi, ho chiuso la porta perché veramente la voce di Rodrigo si sente imponente. Allora, Carada, non è che io sia messo molto meglio di te, però... Guidami. Andremo al Nest con la funicolare. Pizzica, riesce a camminare perfettamente. Va bene. Dove l'hai preso? In prestito. Comunque ci siamo quasi. In prestito? Da chi? Da chi? Dai, diccelo che siamo tutti curiosi. Diccelo. Perfetto, sembra camminare abbastanza perfettamente. Ok ragazzi, siamo riusciti qua. Direi di approfittare magari di fare una visitina. Aspettate che qua dietro, qua sotto c'era giusto una pianta blu. Visto che abbiamo accesso alla cassa, direi di prenderla. Visto che ci siamo. No, per una volta voglio fare, anche se solo una piccola cosa, la voglio fare bene, dai. Che può sempre essere utile. Non si sa mai in Resident Evil cosa può servire. Ok. Perfetto, allora, smogliamo qua la pianta blu, la pianta rossa e direi che per adesso stiamo messi bene così. Anzi, scusate, no, salvo prima la partita. Ok, fatto, andiamo. Io ti seguo a ruota, Ada, non preoccuparti, ti copro io le spalle. Maledetta gamba. Lascia che ti aiuti. Di nuovo, non di nuovo. Non sono la tua ragazza. Ma che c'entra? Si tratta soltanto di compassione, magari, no? Di gentilezza? Di fare una gentilezza? Che c'entra che non sia la mia ragazza, scusa? Peggio di come sembri.
Aia. Bella coppia. Messi proprio bene. Fantastico. Ok. Nonostante tutto, siamo qui ancora per cercare di risolvere la situazione. Che situazione? Risolverla come? Non lo so. Siamo nella merda. Questa dovremmo farcela. Certo. Ah, era qua, sì, l'accesso. Ah, è vero, la funicolare. Grande Ada, grande. Hai risolto un enorme problema. Yuppie! Perfetto. Si va! Si viaggia! Poppido! Vado, premo io il bottone. Anzi, scusa, tiro io la leva. Quindi preparati, io. Proprio... Questa vettura è diretta al Nest. Certo, non certo. Uscire fino a destinazione raggiunta. Ok, grande incoraggiamento, potremmo non tornare più. E vai, ma che tanto, Dio, i presupposti di sto viaggio non è che fossero Sai molto che ottimistici. Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'Umbrella. FBI. Anch'io, ma sia chiaro, questo non è di tua competenza. È un caso federale. Se riguarda l'FBI... Tenuto il virus G, io me ne andrò. Ok. Ehi, Leon, ti fidi di me? Non è che ti conosco poi così tanto a fondo, Però lui dirà di sì. Pensaci, a quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te e ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra Raccoon City. Perfetto. L'hai detto anche tu. È un caso federale, non ho l'autorità. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Sì, vabbè, ma allora dillo ai tuoi amici federali, Se ti attaccassero, se avessi bisogno. Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, c'è mio Dio! Oh! Oddio mio, non me voglio l'aspettavo. Voglio andare fino in fondo. Oh. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Oh mio Dio, ragazzi, mi hanno lasciato totalmente senza parole, ve lo giuro, perché non me l'aspettavo minimamente. Vai. Cioè, per come erano i presupposti. Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. E faceva tanto la dura, non solo la tua ragazza, e poi mi slinguazza, cioè. Ok. Oh. È nato un amore. Leon. In queste atrocità, in questi Conto orrori. Certo, certo. Ecco, ovviamente me devo grattare la rogna da solo, no? Quindi praticamente se ci rimetto le penne, tanto che fa? Vabbè, dai, un bacetto, un bacio, diciamo, che può aiutarmi, dai. Può essere di incoraggiamento, ecco. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ed è nato un amore in quel di Raccoon City, in mezzo a tutti questi mostri orripilanti. È nato un amore, ma quanto amore. Allora, qua c'è una cassa, mi serve una doccia. Gli servirebbe, questo è poco ma sicuro. Allora, probabilmente questo braccialetto ci servirà, probabilmente, perché se me l'ha dato, mi serviranno. Per cui, madonna quante piante blu c'ho, proprio così random, totalmente random. Vabbè, non posso lasciare, depositare, prendere niente, per cui andiamo, yuppidu, all'avventura, che meraviglia. E non vedevo l'ora di addentrarmi qui da solo, no? Non vedevo l'ora. E urli. Sono stati un paio di momenti spaventosi, sai, no? Forza. Spaccali tutti. Mother, father. Father, mother. Benissimo, dopo questa pausa, ragazzi, siamo finalmente pronti per addentrarci nel Nest. Wow, non so minimamente cosa aspettarmi, sinceramente, perché fino ad ora è sempre stata una sorpresa. Per sicurezza, attendere che le porte siano Certo, ci mancherebbe aperte. Pure, purtroppo mi sono rimasti solo a due colpi per fucile. Per sicurezza, attendere Ammazza. Che le porte siano completamente aperte. Quante altre porte ci stanno? Ma volete far entrare, insomma. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Ok, io passo lo stesso, Grazie. Godetevi la visita, davvero, me la godrò di sicuro, guarda. Oh mio Dio. Allora,
Da questa parte è mensa, cucine, che di sicuro sarà una zona di merda, già me lo sento, ragazzi. Per cui vediamo se intanto riusciamo a spulciare... Dove terranno il virus G? Qualcosa di qua, aspettate allora, che qua questa zona è accessibile. Vediamo un po', registro, stanza, relax. Entrata, uscita, Sara Takahashi, world page, entrata, uscita, entrata, uscita. Wayne Lee non è mai uscita, allora suppongo proprio che si starà girando per questi luoghi, vero? Qua c'è una cassa, perfetto, e qui cosa c'è? Braccialetti identificativi, questa struttura di ricerca utilizza le ultime tecnologie di sicurezza per garantire la tutela dei dipendenti e delle procedure efficienti. Per entrare e uscire dalla struttura e per attivare determinate attrezzature, i dipendenti devono indossare un braccialetto identificativo. Esistono tre livelli di accesso, ospite, staff e dirigente. L'autenticazione viene effettuata tramite un chip elettronico all'interno del braccialetto. Il livello di autorizzazione può essere cambiato inserendo un chip elettronico differente. Ok, questo teniamolo a mente. Possono essere forniti dei braccialetti a livello ospite e familiare dei dipendenti. Perfetto, quindi praticamente il nostro braccialetto può aumentare di livello, diciamo così, se gli inseriamo un chip elettronico differente. Perfetto, fantastico, davvero. Direi che comunque non possiamo fare niente. Salviamo. Benissimo, allora qua non c'è più niente. Io direi di provare ad entrare in questa stanza, anche se, oh mio Dio, i presupposti non sembrano tanto buoni, in effetti, però... Fa niente che qui ci sia del sangue, no? Chi se ne importa, vero? Assolutamente. Cartucce per fucile! Belle notizie! Notizie meravigliose! Mappa laboratorio, ok, area nord. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, qua c'è la stanza del relax... E dopodiché... Va bene, allora qua dentro mi sa che non c'è più niente da fare, per cui uscirò. E penso proprio, vediamo un po' questa stanza. Accesso consentito solo al personale autorizzato. L'accesso è vietato ai visitatori. Ok, ok, serve il chip di livello 2, diciamo così, perché il chip di livello 2 era lo staff. Quindi fin quando non troviamo un altro chip, possiamo dire addio. Va bene, allora ci dirigiamo verso la zona della mensa, anche se questa musica non mi fa sperare in niente di buono. Accipicchia, e anche queste macchie sparse un po' dappertutto. Ho sentito quel rantolo, eh. E là ci serve un altro chip, ragazzi, staff. L'unico posto in cui possiamo entrare è proprio questo. Salve, buon uomo! Salve. Era da solo? Era da solo? No, non era da solo, infatti. Oh, chi c'è? Oh, mio Dio. Ma quanti siete? Ma che diavolo! Ma quanti siete? Oh! Madonna, Gesù, ragazzi. Vabbè. Oh, merda. Che prova a fargli saltare la testa, ma non gli salta proprio niente. Allora, qua che c'è? Granata frammentazione. Aspettiamo prima di riempirci un attimo l'inventario. Vediamo cosa c'è qua intorno. Il combustibile, certo, mi potrebbe far comodo, per cui direi di prenderlo, ragazzi. Non sto mai più, non ho mai più usato il lanciafiamme, in effetti, però non posso combinarlo, infatti sarà al massimo, ecco perché è verde il numero. I nostri menu vengono incontro alle vostre esigenze grazie alle più avanzate tecnologie. Oh, no. Provate i nostri piatti, ideali? Certo, sì, sì. Ah, merda, per una sana alimentazione. Ok, ciao, salve, di lei non mi ero proprio accorta, non ce l'avrà come per questo motivo, vero? Vabbè, ma se stanno a risvegliare tutti qua, insomma. Allora, io ho paura di starmi perdendo qualcosa, ragazzi. Ok, c'ho i proiettili a mano, c'ha la faccia spappolata e continua a spappolare le palle. E che diamine, allora. Di là si può entrare, ovviamente, ma magari... Si entra da un'altra parte. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua intorno.
Ok, qua infatti si sale una scala, ci sarà un modo. Oh, Mr. Raccoon, ben arrivato, benvenuto fra di noi. Va bene, ho capito, salgo. Avete già scassato la minchia. Allora, ci sarà un modo per entrare nella cucina da qui, no? Di sicuro. Ok, infatti, perfetto. Ecco qua. Tech. Buone notizie, cattive notizie. Qualcuno si è dimenticato dei pancakes sul fuoco, ragazzi. Oh mio Dio. Polvere da sparo grande. Tra l'altro, accidenti. Ma io ho paura che ci sia qualche oggetto più utile qui, ragazzi. Coltello, no, lasciamolo qua. Qua possiamo entrare. Oh mio Dio. Salve, signore. A questo ci avrà, non ci avrà il chip staff, questo pezzo di merda, no? Dove siamo? Ok, stiamo andando verso la stanza relax. Qualcuno era rimasto chiuso qua, se non sbaglio. Quindi magari un membro dello staff ha l'oggetto che ci serve. Oh mio Dio. Sì, era rimasto chiuso qua, infatti. Guarda questo un po'. Questo mi tornerà utile. È proprio quello che mi serve. Allora, non posso combinare proprio una cippa di niente. Questi però posso combinarli adesso. Ok, suppongo che adesso valga sia per il livello 1 che per il livello 2. Mi auguro. Queste intanto me le prendo perché non si può mai sapere. Mi serve un oggetto qua, una sorta di batteria. Ho capito bene? Penso di aver capito bene. Oh, non mi fate sorprese del cavolo, eh. Ok, cosa c'è qua? Regolatore. What the hell? Minchia, non c'ho spazio per prenderlo. Accidenti, non ci posso credere. Non ci posso credere. Io butterò uno di questi coltelli da combattimento, ragazzi. Scusate, ma non posso non prendere questo affare qua. Cioè, che figata. Wow. E che cosa ha fatto di preciso? Vabbè, non lo so. L'avrà migliorato, questo sicuramente. Era un miglioramento. Vabbè, ricordiamoci che qua ci serve la, appunto, una sorta di batteria. Quindi adesso che ho il chip, quello di secondo livello, quello che cavolo è, posso entrare qui. Posso passare direttamente da qua. Che comodo! Fantastico! Meraviglioso! Spettacolare! Yuppidoo! Ok, adesso sì. Dottor Lee, il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est. Ma perché? C'è ancora gente viva qua dentro? Perfetto, allora direi di non perdere tempo e di entrare in questa porta qua, no? Perché non teniamo a portata di mano il lanciafiamme che non si può mai sapere? Ammazza che roba, oh, minchia che posto. E tu cos'hai per me, amico? Registrazioni forze speciali. Alfa Ghost, il bersaglio si muove verso l'area ovest. Vorrà recuperare il virus G e l'agente antivirale. Qui Ghost, ricevuto, ci vediamo al punto W3. Ricevuto. Qui Alfa, sono sul posto, ricevuto, occhi aperti per il bersaglio. Qui Alfa, vedo il bersaglio, sto per aprire la cassaforte. Ricevuto, attendo il segnale. Virus G identificato, entriamo. Dottor Birkin, deve venire con noi, si muova. Il virus G è nell'area ovest. Bene. Ok, nell'area ovest. Qua c'è un ascensore. Ah, ok, dovremmo accedere a questo ascensore principale per poter poi andare nell'area ovest e nell'area est. Caspiterina. Tanta roba, eh. Tanta roba, sì. Perfetto, allora dirigiamoci verso l'area ovest. Mi sembra strano che sia così facile, tra virgolette, andare di là. Ok, qua serve il chip di livello maggiore. Infatti qua, ragazzi, non possiamo andare un cavolo. E possiamo andare nell'area est, però. Chissà perché avevo questo, questa netta sensazione. Accesso al ponte riservato al personale dirigente. Ok. Avevo questa netta sensazione che avremmo potuto andare soltanto nell'area est, però. Va bene così, dai. Vorrà dire che mi dirigerò verso l'area est. Non c'è alcun tipo di problema, no? Benissimo. Chissà cosa ci attenderà nei meandri dell'area est. E mi ha appena salvato la partita, oh mio Dio. Lobby. Ok, non c'è solo questo però in quest'area. Attenzione. Guardate che sono armata di lanciafiamme, eh? Non ho paura ad usarlo. Ok, c'è una pianta verde.
che potrebbe essermi utile magari. Adesso dai, per curarmi soltanto. Mi dà fastidio, ragazzi, continuare a vederlo con sto braccio appeso, così mezzo dolorante. Ok, qui infatti c'è una cassaforte, diciamo c'è una cassa, c'è il computer per salvare, c'è della polvere da sparo che prenderò perché la smollerò immediatamente qua dentro. Ecco fatto, non so se smollarci anche questo per adesso, per lasciarci uno spazio in più, magari sì. E non lo so, prima di salvare ragazzi e di concludere questo video direi di voler fare una visitina. Oh mio Dio, ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh, quello è il braccialetto che mi serve. Non stavo a notare il braccialetto, ragazzi. Stavo guardando l'orrore del resto della scena. Merda. Cos'è successo qui? Oh mio Dio. Qui c'è una sorta di giardino botanico. No buono. No buono, perché abbiamo sempre tanto sentito parlare di piante mutanti, no? Che si ribellano all'essere umano e che lo distruggono senza pietà, è vero? Certo che ne abbiamo sentito parlare. Accesso al computer riservato al personale dirigente. E che diamine, non posso accedere a niente. Mio Dio. Oh mio Dio. Chissà perché ad entrarmi qua non mi dice proprio niente di buono. Ma proprio niente di buono. Vediamo un attimino l'altra porta, ragazzi, che ne dite? Vediamo un attimino l'altra porta. Non si può entrare. Accidenti. Ho una brutta impressione, ragazzi, riguardo quell'altra area là, sinceramente. Ma proprio pessima, non brutta. Allora il lanciafiamme adesso sì che ci fa comodo, Mi fa super comodo. Fantastico. Guardate che... schifo. Guardate, vedo fuoco, senza pietà. Mio Dio. Oddio, è mutante proprio questo. È proprio mutante, ragazzi. C'avevo la bocca dritta. Che schifo. Lo sapevo io che le mie sensazioni non erano per niente buone riguardo questo posto. Lo sapevo, lo sapevo. Che cosa posso raccogliere? Polvere da sparo di qualità alta. Non male, dai. Non male, era l'unica cosa. Oh mio Dio. Vabbè, ma sti così mutanti no però, Che diamine. Oh merda. Ok, questa cosa... Ammazza come ha preso fuoco. È assolutamente raccapricciante. Dire che è raccapricciante penso sia dire poco, ragazzi. Assolutamente. Allora, ok, qua ci serve un codice, probabilmente per aprire qualche zona chiusa. Infatti vedo dei lucchetti. Combiniamo. Se si può combinare la prendo tranquillamente. Greenhouse. Davvero mi dovrei addentrare lì? Ma anche no. Vaporizzazione in corso. Oh mio Dio, stai a mettere l'acqua. Ma che siamo impazziti? Ma che se siamo impazziti? Va a finire che queste piante sopravvive, non vedevano l'ora. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Contenitore. Per disperdere varie soluzioni nella serra. What the fuck? Ah, quindi se io praticamente metto una sostanza all'interno di questo contenitore, poi posso reinserire il contenitore all'interno di questo macchinario per far sì che vada a finire sulle piante. Penso di aver capito, Perché probabilmente entrare qua senza farsi ammazzare, suppongo che sia proprio fuori discussione, no? Probabilmente sì, perché se no mi avrebbe dato sto contenitore. Il punto è che dove altro entro? Non so, ragazzi, se è il caso di andare girando qua dentro, perché qua a fianco c'è una porta, però io non so se è il caso di andare girando qua come se stessimo tranquillissimi. Oh, questo sembra giusto un laboratorio chimico, probabilmente è giusto quello che mi serviva. Cosa c'è scritto qua? Eccola qua, sintetizzazione erbicida, l'avevo pensata proprio bene. Allora,
Posizionare un contenitore vuoto nella macchina di riempimento, aggiungere la quantità necessaria di UMB numero 21, raffreddare immediatamente. La pianta 43 mostra una crescita stupefacente, se c'è qualche imprevisto potrebbe essere in caso di incidente sintetizzare l'erbicida bla bla bla. Inserire la quantità necessaria di UMB numero 21, P, e quella è una lettera greca che adesso sinceramente non ricordo come si legge, raffreddare immediatamente. Distruggi la pianta 43. Ah, qua servono quei simboli là per sbloccare sta porta. Missica, come faccio a sapere qual è il simbolo mancante? O devo andare a naso? Allora, sono i due pezzi ad angolo retto più un pezzo verticale. O poi magari il terzo, va a fortuna. Mio Dio, cos'è? Cos'è quella cosa che non sembra affatto umana? Cos'è? Guarda che te do fuoco, eh? Che gli è cresciuto dentro la tuta. Oddio ragazzi, che schifo. Allora, immagino che sì, si inserisce qua il liquido, quello che ci serve. Per cui vediamo se c'è qualche altra cosa utile. Niente, polvere da sparo grande è inutile. Cioè, perlomeno adesso non posso prenderla. E questo qua dentro, ragazzi, mi puzza tantissimo da merda. Allora, io non so cosa fare, sinceramente. Dovrei provare a sbloccare sta cosa. Quindi due angolo retto, una verticale. Ci proviamo. Oddio, ma sentito. Oddio, ma sentito. Resta là dove sei, eh. Allora, qual è che mi serve? Non la scala. Dovrebbe essere quello, il laboratorio. Allora, era... qual era? Era questo qua. Eh sì, solo... ah, ma ci servono quattro simboli. E allora sto nella cacca pupù. Sto nella cacca pupù più nera così, perché non ce la posso fare. Dovrei fare un mucchio di tentativi. E è praticamente impossibile, ragazzi. Cioè, senza saperlo è praticamente impossibile. Ah, aspettate, tra l'altro mi sa che sto sbagliando, perché questo qua e questo qua probabilmente era il segno grande. Quindi tra l'altro ho pure sbagliato. Niente ragazzi, senza saperlo questo è assolutamente impossibile. Allora, io direi ragazzi che per oggi giungo fino a qui. Ovviamente aspetto i vostri assolutamente utili suggerimenti e consigli al riguardo, ragazzi, su come comportarmi d'ora in avanti in questo luogo alquanto pericoloso. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Io abdoscio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!